Un saluto a tutti da Zed Amici, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo test mod. Come vedete abbiamo i soliti cartonati perché su questa mappa purtroppo non è compatibile con la season, ma poco ci importa perché è la mappa che uso per i test mod. Allora, test mod di oggi vi porto un posizionabile molto 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 interessante, perché con l'avvento della Global Company, che in realtà non abbiamo visto e non credo vi porterò perché comunque è abbastanza conosciuta, sono usciti dei posizionabili grazie ai modder molto interessanti, ovvero questi che riguardano lo stoccaggio delle balle. E poi vi ho spoilerato un altro test mod che farò, e posizionamento delle balle davvero davvero molto efficace, e vi spiego perché. È tutto automatico. Allora, il costo di ogni capanno, diciamo così, di ogni tettoia, si aggira su 25.000 euro. E cosa abbiamo? Abbiamo tutti i diversi tipi di balle da poter stoccare, ovvero partiamo con balle quadrate di erba, fieno e paglia e insilato. Poi passiamo alle tonde, sempre di erba, fieno, paglia e insilato. Adesso andiamo, per non saperne leggere né scrivere, a comprarci, non lo so, questo per la paglia, e andiamo a posizionarlo. Lo posizioniamo momentaneamente qui e andiamo un attimino a vedere di cosa si tratta. Dopodiché ovviamente lo testeremo. Allora, capanno in sé per sé non è proprio bellissimo, mettiamola così, però è davvero molto efficace. Allora, partiamo con il simbolo su in alto, che ovviamente ci fa capire cosa dobbiamo scaricarci all'interno, ovvero in questo caso abbiamo scelto balle quadrate di paglia. Abbiamo due stoccaggi, due bunker diversi per stoccare, abbiamo due trigger diversi. Questo trigger qui, che è quello davanti, servirà allo scaricamento delle balle. Noi le scarichiamo qui e in automatico verranno impilate nei due bunker. Questo qui invece serve per il carico delle balle, perché attraverso il menu, che è questo qui, apriamo il menu di produzione, potremmo andare a selezionare, insomma, quante balle vogliamo ritirare, e ce le farà spawnare in questo trigger qua, ma poi andremo a vederlo più nel dettaglio. Adesso io comprerò delle balle chiaramente e andiamo a vedere come funziona. Ok ragazzi, vado chiaramente a usare lo store della mod dello store delivers, perché deliveries che ci facciamo portare qua direttamente. Dovrebbe averla settata in teoria, spero. E ci facciamo portare direttamente tutto quello che ci serve, in modo da risparmiare un po' di tempo, ovviamente. E io direi, ci prendiamo un camion, così giusto per... Prendiamo lo Scania. Ok. E ci prendiamo un autocaricante, perché sennò c'è da diventare pazzi. Lo faccio giusto per velocizzare un attimino il video, non voglio che sia un test mod lunghissimo, anche perché non ce n'è il bisogno una volta che si capisce, insomma, il funzionamento qua. Ok, andiamo a prenderci un autocaricante, che dovrebbe essere questo, sì. Va bene. E ci andiamo a comprare un po' di balle. Abbiamo detto balle quadrate di paglia. Ok. Ce ne prendiamo un bel po'. Bene. Mettiamo in moto il nostro Scania. Ops, è successo un disastro totale, perché me le ha buttate là dentro. Adesso dobbiamo riuscire a cacciarle fuori.
Allora, vediamo se mi ricordo come si usava sto pianale. Vabbè, questo è rotto di mano. Allora, vediamo così. Selezioniamo il tipo di autoload. Ok, in teoria ci siamo. Work mode on con U. E in teoria dovrebbe bastare avvicinarsi, però dovrebbe avere anche il lato in realtà. Ok, si sta funzionando molto bene. Direi che basta, siamo pieni. A questo punto cosa facciamo? Non facciamo altro che posizionarci sopra il trigger o vicino. Ovviamente se facendolo in maniera realistica bisognerebbe andare praticamente sul trigger e scaricarle lì. E a questo punto, per scaricare, non me lo ricordo, a Y va bene. Però dove me le scarichi? Me le scarichi? Dove? No, perché? Ok. Scarica, dove me le scarichi? Allaccia o slaccia? Ok, la posizione B. Ah, perfetto. Perfetto, adesso le possiamo scaricare. Marker position va bene. Va bene. Move, allaccia. Y per scaricare. Perfetto, vedete che il trigger se le mangiate praticamente tutte ed è andato a sbatterle qui. Tutte belle impilate. Ovviamente più si verrà avanti più le pile saranno alte. Andiamo a metterci anche queste, giusto perché le abbiamo prese. Autoload così, molto bene, perfetto. Ci mettiamo sempre qua. Con cosa si sceglieva? Vediamo se no, non ce le fa scaricare. Ok, così e così, perfetto. E anche queste se le mangiate. Adesso le ha spostate di là. Vabbè, poi se le giostra lui, fa tutto in automatico. E ci dice, vedete, quante balle sono stoccate all'interno. Allora, purtroppo, però è anche giusto così. Cosa succede? Succede che noi, se vogliamo andare a prenderle, non possiamo farlo da qui, perché sono comunque tutte impilate, vedete, in modo che non caschino. Un po' come si fanno i bancali, insomma, chi lavora nelle aziende di logistica sa come si incastrano le scatole sui bancali in modo che non caschino senza grossi problemi. Ecco, vedete che adesso ha riportato di qua anche quelle e di conseguenza sono viste dal gioco chiaramente come se fossero dei posizionabili, quindi non diventano più degli oggetti con cui si può interagire come sono le balle. Quindi se noi veniamo qui con una forca non possiamo sollevarle, vengono stoccate lì appunto, e qualora noi volessimo prendercene un paio non facciamo altro che venire nel menu, apriamo il menu che è quello della company,
E cosa facciamo? Ci dice praticamente, ci dà tutti, tutti i parametri, e da quello che ho capito questo qui, anche scaricando la paglia, dovrebbe fare le balle, o forse no, non lo so. Comunque, allora, con, vedete i tasti sotto, ci dice che alziamo o abbassiamo i pallet. In questo caso non sono pallet, ma sono balle che vogliamo far spawnare. Gli diciamo che vogliamo far spawnare 4 balle, gli diamo ok. Vedete che qui il numero è diminuito, ha tolto le 4 balle che gli abbiamo chiesto da lì e ce le ha fatte spawnare qui. Qui ovviamente torneranno oggetti con cui si può interagire, come vedete, e potremo inforcarle e caricarle nei nostri carri miscelatore, per esempio. Questa è la mod. Non vi faccio vedere il procedimento con tutte le altre balle perché è identica. È identico il procedimento, di conseguenza sarebbe inutile. L'unica cosa, fra virgolette, un po' scomoda, secondo me, è che avrebbero potuto spostare il display. Questa è una piccola critica, come sapete io sono abbastanza criticone, ma comunque apprezzo sempre i lavori fatti. E a mio avviso, per avere una cosa un po' più ordinata, visto che chiaramente parliamo di una mod che è diversa per ogni suo uso, nel senso c'è quella per le balle quadrate di fieno, quella per le balle quadrate di paglia, eccetera eccetera, non si possono mettere attaccate. Questo perché? Perché c'è il trigger lateralmente. Io magari personalmente avrei diviso il trigger in due qui, quindi mettendo un trigger sia per il carico e uno per lo scarico col display frontale, in modo che le mod potessero essere posizionate più vicine. Questo per quello che riguarda ovviamente il PC, avendo la mod Place Anywhere. Per quello che riguarda la console, questa qui è una mod che non trovate su console, perché non è neanche nel mod hub ufficiale di gioco, ma l'ho scaricata dal modhub.us. E questa è l'unica critica che mi sento di fare. Per il resto è fatta molto bene, il display è una gran figata, ci sono addirittura i lampeggianti quando è in fase, credo, di lavoro, funzioni, no? E questo è, per il resto, insomma, avete visto tutto quello che sostanzialmente c'è da vedere. Non sarà l'unica mod che vi porterò, non sarà l'unico test mod che faremo questa settimana, perché sono uscite davvero mod molto interessanti e io sono rimasto un pochino indietro. Detto questo, vi invito come sempre a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, a condividere i miei video sui vostri social per aiutare il canale a crescere e soprattutto a iscrivervi per chi non l'avesse ancora fatto. Direi che da Zed è tutto, vi ricordo che, tra le altre cose, se volete partecipare alla serie con gli iscritti giocando insieme a me online, potete tranquillamente farlo iscrivendovi al canale Discord che trovate in descrizione. Lì troverete una sezione per la serie con gli iscritti, dove troverete tutte le info e le mod per poter partecipare. Detto questo, da Zed direi che è davvero tutto, noi ci vediamo nel prossimo gameplay o test mod, vediamo. Ciao!